stiamo svolgendo in Italia in questi giorni la gara per selezionare questi famosi nuovi 200 operatori. 200 sono giovani, sono forti. Ecco, sono nuovi, nel senso che in questo conteggio ovviamente non dobbiamo considerare coloro che di fatto sono già, hanno già questo famoso e tanto spesso purtroppo incompreso, non è recuperato dietro un accessorio, sul quale spenderei una parola. Una parentesi di diritto amministrativo che risparmio volentieri, ma perché in effetti la concessione in quanto tale, perché poi dipende se deve essere da licenza, dall'autorizzazione o da qualunque altro documento, come dire, che possa somigliare sotto vari aspetti prettamente operativi, perché noi ci muoviamo in Italia, nel quadro rispetto alla disciplina comunitaria, che è stato già in maniera adesso esaustiva prima di ricordare questo aspetto, nell'ambito di una norma che risale al 1940. Questa norma dice espressamente che il gioco in Italia è riservato allo Stato. Ora, in quest'ottica, fin quando questa norma è vigente, non possiamo non tener conto di quali sono gli strumenti che consentono allo Stato, attualmente all'amministrazione monopolio in quanto amministratore di finanza, di gestire direttamente o tramite altri soggetti, appunto i conti concessionari, l'esercizio del gioco. Questo vale per il gioco su edifica come il gioco online, ovviamente. Ma questo non è un limite, nel senso che se noi come amministrazione sostenessimo che il gioco è mio e lo esercito io e lo faccio fare solo a chi voglio, a chi mi sta simpatico, a chi è alto, allora lì sì, per critico ovviamente sarebbe non solo fondate ma doverose. In Italia questo sistema non sussiste, questo problema non c'è, perché in effetti l'apertura del mercato, soprattutto per quanto riguarda l'online, visto che il tavolo oggi di questo si occupa, è decisamente stata attuata non solo in accordo con i servizi della Commissione, ma ispirandoci a un principio che poi anche di, diciamo così, di gestione del mercato, nel senso che avere un'apertura a un numero importante di operatori, peraltro una soglia non vincolante, 100%, questi conti 200, consente in Italia ad oggi di poter immaginare che quello che è già un mercato sviluppato possa presumibilmente trovare altri operatori e quindi sulla base della libera concorrenza sviluppare appunto le potenzialità del mercato stesso. Ora è evidente che il mercato in quanto tale ha dei vincoli, non si può immaginare un mercato nel quale chiunque entra e svolge attività nel modo che ritiene più opportuno. Quindi qui si hanno diversi aspetti che poi sono stati tratteggiati nel corso degli interventi precedenti, su cui io un chiarimento ritengo doveroso. Il primo fra tutti è il fatto che l'attuale disciplina si colloca nell'ambito di quella che è l'attuale disciplina comunitaria, come tratteggiata dai provvedimenti di rango normativo delle varie gerarchie e soprattutto dalle pronunce della Corte di Giustizia. Cioè noi abbiamo come amministrazione svolto un'interlocuzione costante, lunga, in alcuni passaggi anche semplicissima, con i servizi della Commissione per addivenire alla redazione di un provvedimento, che è la famosa legge comunitaria 88-2008, che nel 2009, che in effetti non nasce nel segreto delle stanze dell'amministrazione, ma è fonte di una concertazione, contrattazione, confronto, come ne preferiamo, insomma di una condivisione con quelle che sono le istanze assolutamente legittime e condivisibili rappresentate dagli esponenti della Commissione, tant'è che ormai da un anno e mezzo è frequente che esponenti delle autorità di altri stati europei ci gratifichino con la richiesta di confronto e di condivisione di quelle che possono essere delle politiche che loro stanno tratteggiando e che vedono, diciamo, nella nostra normativa una fonte di ispirazione, quantomeno di interesse, un punto di partenza. Tutto questo ovviamente non esce da problemi, nel senso che qua dal punto di vista operativo prima si faceva l'esempio della inibizione dei siti illegali. Ora io durante lo scorso esercizio ho diretto contemporaneamente l'ufficio normativa anche l'ufficio contrasto attività illegali, quindi come dire mi sono visto chiamato in causa nella redazione della sostituzione dei provvedimenti di inibizione dei siti, di cui ovviamente conosciamo i limiti, nel senso che nessuno immagina di poter sostenere che con l'inibizione del sito www.pokerillegale.com si risolvono i problemi del gioco illegale in Italia, tutto va da sé. Né ci nascondiamo il fatto che ovviamente esistono sistemi più o meno avanzati, più o meno, diciamo, evoluti per poter aggirare, bypassare o comunque risolvere il problema laddove Tizio decida che lui per qualunque motivo, problemi suoi politici e religiosi, vuole necessariamente giocare su siti che non fanno capo ai concessionari. È anche vero però che noi abbiamo un'evidenza di concerto con il nostro partner tecnologico soggetto, che questo ovviamente è fondamentale,
di una numerosità di reindirizzamenti, cioè di numero di tentativi di accesso intercettati e reindirizzati verso la famosa pagina web, che è di molte, ma molte decine di milioni, davvero molte, sicuramente 100 milioni, 150 se ricordo male, l'ultima evidenza dell'anno scorso, che in qualche modo è un dato del quale non si può non tenere conto. Allora, se è vero che esistono anche siti che, non penso di svelare un mistero, sul web consento gratuitamente di scaricare dei sistemi per aggirare la nostra inibizione, in ordine ai quali, parentesi doverosa, abbiamo assunto le doverose iniziative nei confronti dell'autorità giudiziaria, perché ecco, grazie, però credo che noi ci dobbiamo quando fate 26.000 volte al giorno e allora per pensare che ci cioè sono 26.000 siti che consentono di scaricare sono 26.000 interventi antivirus al giorno. Sì, sì, ma su quello noi confidiamo appunto nel già citato parte tecnologico che tutela la nostra rete. Da questo punto di vista noi non abbiamo finora avuto problemi di accesso di virus alla nostra rete. Io parlavo dell'interlocuzione che avviene tramite il sito illegale tra il giocatore e chi offre questo sito in assenza di concessione, che poi possa far capo alla categoria della blacklist, dell'offerta nera, dell'offerta grigia. Da questo punto di vista, nella nostra ottica, al momento cambia poco, sempre con offerta non è riconducibile a soggetti che sono in possesso della concessione. E l'apertura che già nel passato abbiamo fatto, che stiamo perfezionando in questi giorni, in questa gara che facevo cenno, ovviamente giustifica ancora meno questo tipo di scelta, nel senso che oggi se un operatore vuole offrire gioco in Italia, e il palinsesto è assolutamente ampio e concorrenziale, non deve far altro che inoltrare il carteggio previsto dall'atto pubblicato, cioè la gazzetta ufficiale della Commissione Europea, dell'Unione Europea, e aspettare 60 giorni che noi si verifichino le carte. Quindi è, come dire, banalmente semplice acquisire oggi la possibilità di esercitare in maniera legale sul territorio italiano un'offerta di gioco online con riferimento ad una numerosità di giochi peraltro già diffusi, quindi dal punto di vista commerciale già appetiti, già conosciuti dalla gente. La concessione, nel bene e nel male, ripeto, è l'atto col quale lo Stato dice: bene, tu hai i requisiti che la legge prevede, quindi puoi esercitare, diciamo così, nome per mio conto, questo tipo di attività. Quindi non è immaginabile che da quel momento il concessionario possa essere svincolato fino alla scadenza dei 6 o 9 anni previsti dalla convenzione stessa. È un rapporto che prosegue quotidianamente di collaborazione, quindi anche dal punto di vista del contrasto alle forme di illegalità che possono, io direi fisiologicamente, se ci vediamo in un mercato che, a parte il fatto che si parli di gioco, però è globale, ha, come dire, problemi trasversali, presentarsi. Il primo fra tutti riguarda la questione dell'antiriciclaggio. Ora, quando nel 2009 con il decreto legislativo 151 è stato modificato il decreto 231 del 2007, che dà attuazione alle direttive del 2007-2005 sul contrasto alla riciclaggio dello sporco e alla sovvenzione al terrorismo, e quindi in quel contesto sono inseriti anche coloro che esercitano il gioco su rete fisica, perché il gioco online peraltro è già presente, i provvedimenti di attuazione, che sono ovviamente competenza stretta di altre strutture, prima di tutti Banca Italia, il Ministero dell'Interno, ma ovviamente di concerto con l'amministrazione, vedono i concessionari chiamati a svolgere attività di verifica costante e temporale di ogni singola operazione. Si parla di una soglia pari a 1.000 euro, che peraltro è la più bassa presente nel contesto del provvedimento, che ovviamente non sarebbe ipotizzabile che questa attività potesse essere svolta dall'amministrazione. Questo è un rapporto che ha il concessionario con il giocatore. Ora, sempre il gioco online è forse più semplice, perché le operazioni sono tracciate per natura, se si passa da un sito. Questo tipo di impegno è stato chiesto anche ad una quota parte degli operatori di gioco esercito di giocatori di fisica, perché per alcuni giochi, prima per tutti i concorsi pronostici, diciamo, l'entità della giocata e le modalità di gioco non rendevano materialmente possibile, ma neanche di interesse ai fini dell'anticipare questo tipo di operazioni. Quindi questo è un esempio che secondo me è abbastanza illuminante. Il concessionario assume su sé un onere, un impegno che non è indifferente. Quindi sarebbe più semplice scegliere di provare a offrire il gioco senza tutti questi vincoli, ma nel momento in cui si può esercitare il gioco in Italia, la disciplina prevede che si acquisisca la concessione, peraltro collaborazione con le autorità di polizia, prima per tutto ovviamente la Guardia di Finanza, sta portando l'evidenza di una serie di interventi e di di contrasto che non devono però far vedere appunto questo tipo di collaborazione come un momento di esercizio del manganello, ma semplicemente come una tutela di chi, i giocatori e perché no, anzi in primis forse anche gli operatori, hanno fatto una scelta di assumere impegni non solo economici che giustamente vanno tutelati.